What is more delicious than ravioli? Fried ravioli. And Adele is sharing her recipe for gattafin, a speciality of Levanto in Cinque Terre. And here she is. Io sono Adele, abito a Levanto e sono qui per preparare gattafin. The gattafin filling is foraged herbs. These come from the greengrocers opposite her flat. The forager keeps her locations a secret. The herbs can vary, but Adele has a mixture which includes dandelion, poppy, borage and chard. They need trimming and cleaning before boiling until tender. Questo è il tarassaco e bisogna bilanciare l'amaro perché altrimenti il gattafin quando si mangia si sente troppo l'amaro. Queste sono amare, le lapisue. Queste qui ne nascono a bisetto. Si raccolgono anche tutto lungo la strada, nei poggi. Ci sono, però adesso non è tanto consigliabile prendere quelle lì, perché passano troppe macchine. Bisogna andare dentro ai prati. Adesso non ce ne sono più tanti prati dove si ci può andare, perché nessuno coltiva. E allora queste qui le prendono, le prende proprio qualche d'uno che ha i terreni e che le tiene sotto sorveglianza. Adele and her husband ran a restaurant for 46 years. Adele chops up two onions and softens them in olive oil. Sono venuta qui, ho conosciuto mio marito, che era un navigante sulle navi da crociera. E niente, poi quando ci siamo sposati, a un certo punto lui non voleva più navigare, allora abbiamo pensato di trovare qualcosa. Ma è stato difficile per me, perché avevo sì un po' di esperienza, ma non avevo l'esperienza di una cuoca. Vabbè, abbiamo trovato questo posto qui a Levanto, l'abbiamo preso, era vecchissimo. Abbiamo fatto dei miracoli per arrivare. E poi ho cominciato, è stata dura. She makes the pasta dough with 300 grams of 00 flour, a pinch of salt, roughly 50 ml each of olive oil and white wine, and enough water to bring it all together. Perché vino? Perché il vino è quello che, non mettendoci di uova, il vino è quello che tiene la sfoglia e in più aiuta a fare la croccantezza. Sono buonissime le tagliatelle, l'impasto fatto solo di vino. Sono una cosa eccezionale, non buona. She kneads this until it is smooth, which takes a good 5 minutes. Then she leaves it to rest for half an hour. A dough scraper is a useful tool for keeping the board clean. Adele has a good tip for draining wild greens. Sapete perché le tiro su così e non le vuoto? Perché se ci fosse rimasto un'impurità è andata a fondo l'acqua. E quindi le tiro su così. She squeezes the leaves dry
then chops them thoroughly. Adele then adds them to the onions. Bravissima. You can tell she has worked in the restaurant. She adds an egg, followed by grated Parmigiano and a little Pecorino Sardo for spiciness. Finally, Adele chops up some parsley and marjoram, a herb that's often found in Ligurian cooking. She mixes this all together. Some cooks add ricotta, but Adele thinks gattafine are better without. È molto morbido, quindi bisogna farlo diventare un pochino più tirato, più secco. E allora si aggiunge un po' di pane grattugiato. Non molto. Adele tells us the history behind gattafine pastries. The dough, meanwhile, has relaxed and is nice and soft. Allora, io quello che è di Levanto l'ho quasi studiato tutto, della storia. Noi qui così a Levanto, verso Punta Mesco, abbiamo una spiaggia che si chiama Gatta, dove c'era una cava di arenaria. In questa cava di arenaria ci lavoravano i picchettini, che scavavano queste pietre che poi venivano mandate nelle città dove facevano lastricato per le strade. E in queste montagne qui attaccate a questa cava nascevano tutte queste erbe. E allora c'erano le mogli di questi picchettini che spesso andavano là a raccogliere queste erbe. E poi andavano a casa, hanno detto: cosa facciamo? Guarda che erbe fine che nascono in quei muri lì. Ah, facciamo i gattafini. Gattafini, erbe fine. Però c'è anche questo. Nel 1800, a tempi molto antichi, facevano queste torte di erbe ed erano molto apprezzate da tutti i nobili. Però e le chiamavano gattafura, facevano queste torte e alla fine hanno cominciato a fare anche i ravioli. I ravioli li facevano fritti, però li chiamavano gattafura. Potrebbe anche che il termine derivi da lì, però noi qui a Levanto il nostro detto è questo. Adele rolls it out. It doesn't need to be too thin, about 2 to 3 millimeters thick. She places a generous tablespoon of greens along the dough, making sure there's plenty of space between the portions. She cuts around them, folds the dough over the filling, and then cuts a half moon shape. They don't have to be too precise. Adele repeats the process until she has used up her filling. Fare la torta di riso e la bruciatella. La bruciatella è un dolce. Adesso li fanno tutti, ma quasi nessuno tira la pasta così, eh. Tirano la pasta tutte con la macchina. Adele prefers to use peanut oil to fry her gattafine. Si potrebbe friggere anche con l'olio di oliva, però diventano troppo pesanti. If bubbles form when you place a wooden skewer in the oil, it's hot enough. The oil is about a centimeter deep in her frying pan. She places the pastries in the oil once it's hot and fries them on each side until puffed and golden.
Ecco a cosa serve il vino, serve per farli gonfiare bene. She drains them on kitchen paper and finishes them with a little salt. Ecco, i gattafin sono pronti da degustare. They're delicious, and apologies for talking with my mouth full. And then it has added salt on the outside, so you get this lovely sort of kind of crunch, saltiness, and then the sort of savoury filling, and you can taste the marjoram that's in the filling. Complimenti. A me ha capito la cosa. Ce ne sono proprio quattro. Numero perfetto. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.